Alla parola il consigliere Frongia e prego il pubblico di stare in silenzioso ascolto. Grazie Presidente. Nelle premesse della relazione dell'assessore vi era un dato, non ci sono soldi. E proprio perché non ci sono soldi occorre ridurre i servizi ed aumentare le tasse. Ebbene, noi ci chiediamo, ma è vero? Cioè, è vero che non ci sono i soldi? Noi da tempo, come gruppo Capitolino 5 Stelle, come Commissione Revisione Spesa, stiamo dicendo che i soldi ci sono e stiamo dicendo dove sono. In parte, alcuni sono già andati via, sono buttati, non torneranno mai più, grandi sprechi. Pensiamo ad esempio alle grandi opere, alle varianti per il centro congressi, per la metro C, per la città dello sport. Poi ci sono altri soldi che ormai non torneranno più, come quelli sul condono edilizio, sui punti verde qualità, vecchia e nuova fiera di Roma e così via. Ci sono poi degli sprechi che facciamo ogni anno e che abbiamo quantificato in quasi 900 milioni di euro. Ad esempio errori nella base dati del catasto, che poi non consentono una corretta applicazione delle tasse, la mala gestione del patrimonio immobiliare, sia quello residenziale che quello non residenziale. E ora gli abbiamo messo anche una bella pietra tombale con la delibera Svendopoli. Altri margini sicuramente ci sarebbero per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, per gli stipendi per alcuni funzionari, alcuni dirigenti delle numerose aziende di Gruppo Roma Capitale, extra costi per il Vaticano non previsti dalla normativa e molto ancora. Parliamo di 900 milioni di euro l'anno. Ecco allora che come Commissione, come Gruppo Capitolino, insieme anche ai consiglieri municipali, insieme agli esperti e agli attivisti che ci aiutano e ci seguono, ci stiamo occupando di diverse tematiche che hanno a che fare con il bilancio, con i soldi e con i servizi ai cittadini. Per esempio, proprio ieri ci siamo incontrati per discutere del futuro di un importantissimo stadio, quello della Stella Polare, o meglio Giannattasio di Ostia. Recentemente abbiamo dovuto far chiudere noi, forza di opposizione, 4 su 48, fatto chiudere una commissione speciale in un municipio, il settimo, che era inutile, controproducente, costosa e anche illegittima. Ma io dico, perché voi non l'avete fatta chiudere, visto che è stata una commissione della maggioranza? Un anno e mezzo per far chiudere una commissione inutile. E ancora, noi siamo stati i primi soggetti istituzionali a ricevere il CDA di assicurazione di Roma, quello eletto da voi, dalla Giunta Marino, che non vi aveva ancora incontrato e che non volevate incontrare. Cioè voi volete liquidarli, ma non volete nemmeno incontrarli. Inoltre abbiamo fatto commissioni, sedute, approfondimenti sull'anagrafe dei rifiuti e su altre situazioni di mala gestione del patrimonio pubblico, ad esempio la scuola Dore Mi Diverto di Ostia. Ancora ci siamo occupati del personale, della macrostruttura, della allocazione del personale, soprattutto dei profili C e D all'interno della macrostruttura, e di questo ne parleremo a fine mese in una importante commissione del Trento. Ecco allora che è bene dare voce e spazio ai cittadini con le loro lettere, lettere che hanno inviato caro sindaco, e ne leggerò nel tempo che mi rimane per questo intervento alcune. Scrive Paolo: caro sindaco, nella sua precedente vita professionale avrà sicuramente avuto degli alti e dei bassi, ma è stato comunque un punto di riferimento e ha ridato speranza a chi ne aveva poche e talvolta nemmeno quelle. Per una strana applicazione della legge del contrappasso, oggi le speranze le toglie anche a coloro che ne avevano. Ormai, purtroppo, abbiamo la certezza che lei, oltre all'incapacità che l'accomuna a molti dei suoi illustri predecessori,
è divenuto il paladino dei cosiddetti poteri forti, a danno della gran parte della cittadinanza romana. Per cui, qualora le fosse rimasto un anelito di umanità e di amor proprio, torni a fare il suo precedente mestiere, che tanti successi aveva riscosso, nella sua amata America. Alberto ci scrive: caro sindaco, ti scrivo per dirti quando prenderai dei provvedimenti nei confronti degli alti dirigenti nominati da lei, quindi con un lauto stipendio, che non intendono intervenire per risolvere una questione sempre relativa al patrimonio immobiliare, in questo caso alle case dei custodi, o meglio degli ex custodi, nei villi, nelle ville e nei parchi. In questo caso il nostro Alberto è 7 anni che sta aspettando il conferimento di incarico di custode e soprattutto l'alloggio di servizio che spetta secondo la normativa vigente. Ancora, ci scrive Rodolfo, in ambito urbanistico, perché parliamo di bilancio, ma è impossibile in questa sede non parlare di urbanistica. Chiedo al sindaco che forse, a essere obiettivi, è solo un po' meglio dei suoi ultimi 3 predecessori, per un semplice unico motivo che però non dipende da lui ed è ben sintetizzato dal detto romano: nella terra dei ciechi, beato chi c'ha un occhio solo. Chiediamo al sindaco di porre sforzo e cura alla rivitalizzazione del centro storico di Roma mediante una valida politica abitativa. L'utilizzo del patrimonio dell'Istituto regionale per ciechi Sant'Alessio Margherita Savoia, che da anni ha edifici e appartamenti vuoti e abbandonati in luoghi prestigiosi di questa città, potrebbe essere una prima mossa strategica per invertire la tendenza, perlomeno in una zona ad alto valore simbolico come il Tridente Mediceo. Allora, attenzione, qui interrompo io la lettera di Rodolfo, perché attenzione a segnalare degli immobili al sindaco, perché poi ce li ritroviamo in una delibera di vendita. Continua Rodolfo. Ancora, c'è il complesso immobiliare di Via Margutta, dove solo alcuni degli appartamenti sono dati da sempre agli amici degli amici di ogni partito o grado o blasone amministrativo politico, mentre nella parte capannoni resistono ancora pochi dei più prestigiosi artigiani della tradizione romana, con il resto delle unità immobiliari, puntellate da una 30 anni e pericolanti. Il luogo divenne a suo tempo famoso perché vi furono le riprese di un film molto famoso, Vacanze Romane. Il Comune dovrebbe pertanto stipulare con la Regione stessa una convenzione per il recupero di questi immobili, di questi e di altri. Ricordo, continua Rodolfo, come tutto il Tridente romano sia stato, a sua volta fino agli anni 70-80 e i primi 90, una fucina vitalissima di movimenti artistici e culturali di spessore internazionale. Ci scrive poi Francesco Paolo: caro sindaco, leggo, dal 1980 il Comitato del Patrimonio Mondiale ha iscritto il sito Centro Storico di Roma nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Nonostante la normativa, il piano di gestione del sito UNESCO Centro Storico di Roma non è stato mai redatto né approvato dagli organismi dello Stato italiano né dal Comune di Roma Capitale, ad oltre 34 anni dall'iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale. Non esiste, da parte del Comune di Roma e degli altri enti ed organismi di governo, una strategia, una progettazione delle politiche di intervento e dei provvedimenti per la salvaguardia, conservazione e valorizzazione del sito UNESCO Centro Storico di Roma. E anzi, le iniziative delle amministrazioni capitoline che si sono succedute sono andate in direzione esattamente opposta rispetto alle indicazioni suddette. Caro sindaco, com'è possibile e perché? In attesa di una risposta anche a questo cittadino, a Francesco Paolo, proseguo con un'altra lettera molto importante. Questa ci è stata inviata più volte, in particolare da Silvia, da Aldo, Fernando, Carlo, Francesca, Alessandro, Andrea, Antonio, Paolo, Giulio, Simona, Valeria, Luca, Marco, Sara, Stefano, Giorgia, Stefania, Gianna, Gianni, Antonella, Giovanni, Roberta, Maria, Leila, Mauro, Maurizio,
Massimo e molti altri. Riguarda un intervento di natura urbanistica in zona ardeatina, Millevoi, via Millevoi, una cabina primaria dell'ACEA. Caro Sindaco, è dal mese di giugno dello scorso anno che tentiamo di sensibilizzarla su di un tema che i 2000 cittadini di via Millevoi hanno particolarmente a cuore e per il quale da mesi stanno combattendo con tutte le loro forze. Dinanzi alle nostre case stanno costruendo una cabina primaria di trasformazione di ACEA che ha tolto al quartiere oltre 5.000 metri quadrati di verde destinati a parco pubblico a tutt'oggi mai realizzato. La sua amministrazione ha avallato questa scellerata scelta, deliberando nel febbraio del 2014 una variante al piano regolatore generale che trasformava un'area destinata a verde pubblica in area per impianti tecnologici. Come potrà immaginare, i residenti non sono assolutamente d'accordo con questa scelta scriteriata e con ogni mezzo a loro disposizione, compreso un ricorso al TAR del Lazio, si stanno opponendo strenuamente a quello che ritengono un sopruso. A nulla sono valsi gli incontri avvenuti in questi mesi con ACEA e con esponenti dell'amministrazione comunale che, trinceandosi dietro al concetto di pubblica utilità, non recedono dalla scellerata localizzazione che, in qualsiasi paese civile, sarebbe considerata inconcepibile. Le chiediamo pertanto, oltre ad un'attenta valutazione di quanto sta accadendo su questo territorio, un'altrettanta presa di posizione sull'argomento, dal momento che, in campagna elettorale, l'attenzione alle esigenze dei cittadini, unita alla salvaguardia del verde, sembravano elementi primari del suo programma. Ripeto, sembravano elementi primari del suo programma. Ancora, ci scrive Andrea Coglia. Caro Sindaco, ti scrivo per dirti che, e qua i punti sono 6, molto sintetici, molto chiari, vorrei un'amministrazione e una gestione decorosa, onesta, degna della più bella città del mondo. Vorrei una gestione per i cittadini e non contro i cittadini. Vorrei veramente una città a misura di bambino, con scuole e strade sicure, parchi puliti e parchi giochi non pericolosi. Vorrei inoltre l'uso corretto dei beni comunali che vengano usati in luogo degli immobili privati da parte dell'amministrazione, che vengano affidati non direttamente ma con un bando alle associazioni culturali e sociali. Vorrei un sociale che si spenda per l'integrazione e l'assistenza dei bisognosi e non che spenda in nome di questi servizi. Vorrei che lei camminasse per le strade, per le scuole, negli edifici pubblici di questa città e osservasse questa città con gli occhi di un bambino. Se lo farà con sincera convinzione, sono convinto questo cambierà il suo modo di pensare e di agire. Sognare si può e si deve. Lei potrebbe entrare nella storia come il primo sindaco di questa città a realizzare i desideri dei cittadini. Buon lavoro. Massimo ci scrive: ma che c'era da ridere? Infatti, nella recente storia di Roma abbiamo osservato che i cittadini romani si accontentano di sempre più modesti servizi pubblici a fronte di una sempre crescente richiesta di tasse a cui vengono sottoposti. Come dire che nel DNA dei romani c'è una componente masochista che li appaga delle crescenti privazioni e disagi offerti da chi detiene la guida di questa città. Io, come tanta gente che conosco, non faccio parte di questa massa e vorrei cambiare guida. La sua figura mi è perfettamente chiara quando alla fine della seduta del 4 del corrente mese si è presentato all'una di notte con faccia raggiante nell'apprendere che era passata la proposta di svendere degli immobili del comune, quindi anche miei, di Massimo Antolini. Non mi sono mai messo nei panni di chi fosse costretto a vendere le sue proprietà per tirare avanti. Certo lo immaginavo triste, angosciato, con la consapevolezza di chi forse si ravvede della cattiva gestione che gli ha procurato la bancarotta. Ma lei no, era raggiante, quasi una liberazione catartica. E mi sono detto, ma gli elettori che hanno votato quest'uomo si chiedono che cosa avesse da ridere? Inoltre, rimaniamo in ambito urbanistico, il comitato di quartiere Pian Saccoccia, va bene ripeterlo, perché questo nome purtroppo
per noi e per loro fu profetico. Illustrissimo Sindaco, facendo seguito alle numerose istanze presentate in questi anni, e prendendo atto dell'impossibilità di essere ricevuti da lei o dagli assessori competenti, le inviamo nuovamente copia della lettera a noi trasmessa il 15 aprile 2014, oltre che agli assessori Caudo, Masini e Marino, al Presidente del Municipio e al Presidente della Commissione Urbanistica. Ad oggi l'unica risposta è quella a firma del Professor Caudo, che le alleghiamo. Tutto questo materiale in copia cartacea infatti sarà poi consegnato personalmente da noi quattro al Sindaco. Cos'è successo da allora? Si chiede Gianluca del Comitato dei Quartieri di Pianza Accoccia, il Presidente. Nulla, o praticamente quasi nulla. Qua viene riportata una cronistoria che presenteremo appunto al Sindaco, in cui sostanzialmente si ha un nulla di fatto per una situazione disastrosa. Io invito i consiglieri di maggioranza e di opposizione di recarsi sul posto per capire di cosa parliamo, di quale mostruosità siamo andati a creare, e nemmeno è finita. Alessio, caro Sindaco, viva la trasparenza. Ci consigliere, le mancano 3 minuti, si appresti a concludere. E in 3 minuti finirò. Caro Sindaco, viva la trasparenza. Per quale motivo tra i dati aperti della pubblica amministrazione, quindi parliamo di Open Data, nei vari siti gov, Open Data, Dataset, OpenBilanci.it, come previsto dalle leggi in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni di dominio pubblico, non sono mai risultati e non risultano ancora oggi tutti i dettagli delle voci di bilancio previsionale e finale del Comune di Roma Capitale? Grazie. Alessio ringrazia se avrà mai una risposta. Infine, caro Sindaco, mi chiamo Stefania, mio figlio ha 31 anni e a casa disoccupato, forse non ha una formazione sufficiente, effettivamente ha un PhD, vale a dire un dottorato preso negli Stati Uniti, e ha un'esperienza di consulenza aziendale in Canada, ma è disoccupato a Roma, perché a Roma, caro Sindaco, la CEA ha appena assunto un consulente, un giovane settantenne statunitense, spendendo per lui 1.500 euro al giorno. È il nuovo neoassunto alla CEA come consulente aziendale, che si porta a casa nostri, perché la CEA al 51% è nostra, 45.000 euro al mese. Per fare cosa? Per portare un'enorme innovazione all'interno dell'azienda, e ovviamente ben vengano le innovazioni anche di processo, il change management, ma il nostro guru a stelle strisce, che noi conosciamo per un suo best seller, il nostro iceberg si sta sciogliendo, ovviamente ciascuno di noi faccia gli scongiuri che preferisce. Ebbene, questo guru sta portando avanti una filosofia di cambio, di cambiamento all'interno dell'azienda, senza informare i dipendenti, cioè questo è il primo caso di change management nella letteratura del change management in cui non vi è una preventiva informazione adeguata ai dipendenti e condivisione degli obiettivi. Ebbene, noi diffidiamo il sindaco, la giunta, ACEA, i suoi dirigenti dal fare pressione ai dipendenti per aderire ai gruppi sperimentali che portano avanti questo processo di change management senza prima gli adeguati controlli. Infine, ho finito. Consigliere, è l'ultima. Allora la faccia leggere la consigliera Raggi, che ha la parola subito dopo di lei. Abbiamo già ceduto anche parecchio. Grazie. È l'ultima lettera, è l'ultima, sono basta, pocherie. Altrimenti guarda. C'è la consigliera Raggi, visto che è un servizio di corrispondenza. Un minuto. Questo intervento, grazie. Grazie Presidente, un minuto e ho finito. Caro Sindaco, sono Claudio Palmulli, che il sindaco conosce bene, e insieme a Simone Carabella stiamo lottando contro le barriere architettoniche. Ad agosto, il primo agosto, lei ci ha ricevuto affermando che diversi lavori riguardo la mobilità per i disabili erano in cantiere e che avrebbe reso agibili almeno le stazioni centrali della metro A, perché Roma, ricordiamocelo, non è accessibile nelle 5 stazioni centrali. Le scriviamo una lettera, le abbiamo scritto diverse lettere, una il 25 settembre, che però non ebbe risposta.
L'abbiamo scritta questa lettera dopo aver fatto un tour delle stazioni insieme ad altri diversamente abili, dove abbiamo per l'ennesima volta constatato l'inagibilità di oltre la metà delle stazioni della metro, comprese quelle centrali. Ancora una volta, senza il loro aiuto, saremmo rimasti sotto il tunnel, senza gli operatori, saremmo rimasti bloccati sotto nella stazione a vedere il niente. Non ci sono montacarichi, non ci sono ascensori e se ci sono non funzionano o non ci sono operatori. Abbiamo fatto 5 maratone, ben 5 maratone, per dare risalto al problema. La gente parla di noi, i giornali parlano di noi, le web TV parlano di noi, ma la politica, che dovrebbe essere quella che non parla ma fa, è latitante e non dà risposte. Noi non chiediamo pulmini privati o trasporti speciali, noi vogliamo solo essere indipendenti e poterci muovere come vogliamo. Noi vogliamo solo essere uguali agli altri, niente di più.